3, 2, 1, benvenuti, buongiorno a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi, sono in compagnia del presidente dell'Associazione Nazionale Falchi, il caro Pasqua di Biceglie. Enzo. Enzo, ho detto per gli amici Vincenzo, però per fare prima Enzo. Benvenuto Enzo, cosa vogliamo ricordare ai nostri cittadini che stanno guardando questa diretta e poi chi la guarderà successivamente? Niente, domani c'è un progetto organizzato dall'Associazione Falchi, con tutto il mio staff, con tutti i miei ragazzi e volontari. Dove? Scuola Petronelli, secondo circolo didattico Trani, sì. Dove coinvolgerà la dirigente Pina Tota che ci accoglie, anche la scuola Cezza che è un plesso a lei associato. Sì, il circolo didattico sempre sì. Della stessa scuola. Un progetto sulla legalità. Perfetto. Dove il punto più importante è quello sul bullismo. Dove no al bullismo. No al bullismo. Diciamo no al bullismo, perché se ne sente parlare ultimamente sì. Un po' troppo. Devo essere sincero, eh? Sì, come ospiti importanti abbiamo Vito Ventrella, il dottor Vito Ventrella del sindacato di polizia del SIAP, la polizia penitenziaria con i cinofili antidroga di Puglia e Basilicata, dove ci sarà un'esibizione dei loro cani antidroga con una scenetta particolare mai vista che domani sicuramente vedrete, e Giovanni Centola, istruttore di scuola guida a Trani. Tutto sulla legalità in forma ludica, questa è la prima volta in una scuola elementare. Chi modera? Modera Francesco Caselli, un amico, un mio associato, dove farà lui da cicerone più che moderatore, visto che sono gli ospiti, sono dei bambini di quinta elementare. E poi anche i bambini offriranno a noi e alla cittadinanza un piccolo spettacolo alla fine dell'evento. A che ora si terrà? Si terrà alle 9.30, purtroppo non è pubblico. Aperto al pubblico, ma comunque rendiamo noto che c'è questa indicazione, perché sì. Voi andrete scuola per scuola adesso. Noi dopo di questo, sì, un progetto scuola per scuola, dove io, essendo presidente regionale, lo porterò in tutta la regione. In primis copriamo Trani, perché di scuole ce ne sono tante. Andiamo dal circolo didattico, partendo dal Petronelli? Sì, partiamo dal Petronelli. Poi il progetto si proseguirà sì. Con le altre scuole. Tutte le scuole. Rispettiamo la legalità, no al bullismo. Facciamo vedere la locandina, in questo caso giriamo la telecamera, eccola qua. Siamo con, ecco, leggiamo Associazione Nazionale Falchi. Questo è il progetto, rispettiamo no al bullismo, i falchi ovviamente dell'associazione di Trani, un'associazione nazionale, e poi gli interventi li abbiamo fatti, ecco questo poi praticamente con il patrocinio del comune di Trani. Mentre siamo qui a ricordare ai nostri amici questo appuntamento, spieghiamo anche che cos'è l'associazione nazionale Falchi, che in questo momento vive un momento di notorietà nella città grazie. Di Trani, anche grazie al drone e a tanti sì. Altri servizi che mettete a disposizione. Noi siamo un'associazione di volontariato come tante altre sul nostro territorio, solo che noi vogliamo fare qualcosa come progetti nelle scuole tra gli anziani, sì, molto costruttivi tra gli anziani, che le truffe sono tante. Noi vogliamo fare da fulcro tra le forze dell'ordine e i cittadini, vogliamo, speriamo di farlo. C'è un riferimento a cui possono fare capo? Sì, potete andare indirizzo, sì, ecco, o in via Gramsci come sede operativa, sede associativa. Via Gramsci in zona Pozzopiano 121. Bene. Oppure sulla pagina Facebook Falchi PS Napoli Puglia, oppure sul sito www.falchipsnapolipuglia.com. Potete farci qualsiasi domanda, rispondiamo subito. E in più noi vogliamo fare molto volontariato e cerchiamo più persone di qualsiasi età, uomini, donne, che ci diano una mano, perché non è facile aiutare la città e i cittadini. Quali sono i vostri mezzi a disposizione? Ultimamente avete anche delle moto, delle auto? Al momento insomma... abbiamo auto nostre fuori strada dove facciamo l'entroterra. A momenti usciremo per il mare con Rispettiamo il Mare, questa è la prima novità assoluta che... vi sto dicendo. Avvicinarsi dell'estate, sì, giustamente. Voi siete anche un'associazione ambientale. Abbiamo, sì, anche ambiente. Abbiamo una scuola, abbiamo un diving center dove con 20 sub abilitati a immergersi in tutte le acque, quindi in qualsiasi esigenza, qualsiasi calamità, noi abbiamo dei sub abilitati per qualsiasi evenienza. Quindi il mare a giorni uscirà quest'altra cosa, però più il bullismo. No al bullismo, che in questi giorni, in questo periodo, è la cosa più
brutta che si... C'è un messaggio. Bene ragazzi, bravi, che il vostro lavoro sia propizio anche per la comunità. Noi naturalmente sì, ce la stiamo mettendo tutta. Noi il nostro, diciamo, impegno con i falchi lo stiamo notando, facendo notare, lo mettiamo a disposizione, e quindi salutiamo e ringraziamo, ci risentiamo. Ovviamente domani avremo un resoconto della giornata. Sì, domani con Vittoria avrete anche una diretta, spero, così più eventi particolari e carini della giornata di domani. Buona giornata a tutti e alla prossima. Buongiorno. Grazie.